Sono certamente fiducioso, poi io avendo vissuto anche l'Expo so che l'inizio è sempre faticoso, c'è sempre un tema di trovare il giusto equilibrio tra i soci, quindi problemi che sempre avvengono, però sono fiducioso perché vedo che a Milano, vedo anche con le aziende, c'è un grandissimo interesse. Certo, non sarebbe stato male la presenza del sottosegretario Giorgetti alla riunione? Non sarebbe stato male, adesso non voglio giudicare cose che non conosco bene, ma ci siamo lasciati con questa riunione dicendo che la prossima la faremo a fine agosto e certamente con la presenza anche del governo. Non c'è a rischio il progetto di Milano Cortina rispetto alla carta olimpica ventilato da Malagò nei confronti della legge sullo sport? Non lo so giudicare. Credo che tutto sia risolvibile, ripeto, ne abbiamo viste tante anche in Expo, in queste fasi poi i problemi ci sono, finché la macchina non è avviata i problemi ci sono, ma credo che sia tutto risolvibile. Avere Malagò che dialoga con Bach e Bach che dialoga col governo come mi pare stia succedendo è la garanzia che alla fine la sintesi si troverà. Ma per quanto riguarda invece la governance, si è trovato la quadra? Il punto fondamentale è questo OCOG, è un acronimo ma in sostanza la società che gestirà l'evento. Io mi sono solo permesso di dire che è sbagliatissimo oggi immaginare nomi come direttore generale dell'OCOG. Prima bisogna profilare ruolo per evitare di appunto buttare lì nomi che poi dicono di no, che poi possono essere allineati, bisogna veramente profilare il nome e sapere che tipo di esperienza ha fatto, ovviamente banalmente, deve sapere perfettamente l'inglese, deve avere esperienza in una realtà complessa, deve avere esperienza certamente di marketing, deve sapere di privato ma di pubblico. Allora, quello che ho chiesto è di condividere questa sorta di job description e poi si penseranno i nomi, ma non fare il contrario. Su questo ci siamo trovati, per cui adesso rapidamente costruiremo appunto questo profilo e poi ogni socio farà le sue considerazioni. Ma secondo lei c'è questa spaccatura che si è visto in questi giorni tra governo e CONI? Può incidere sul Milano Cortina? Se non troveranno una sintesi, ma suppongo che poi la sintesi la troveranno, perché è talmente importante ormai Milano Cortina, teniamo conto che anche, ripeto, anche il CIO stesso farà un suo ruolo e parlerà col governo, quindi si troveranno le formule.